Quindi facciamo dei biscotti al latte senza uova. Servono 150 g di latte, 120 g di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero, la buccia di un limone grattugiato, una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito per dolci e 450 g di farina. In una ciotola versiamo il latte, 150 g, l'olio di semi di girasole, 120 g, lo zucchero, 120 g, pure facile da ricordare, no? Poi grattugio il limone, allora il limone l'ho grattugiato, metto dentro anche una bustina di vanillina, se non avete la vanillina potete mettere la fialetta aroma vaniglia, se non ci avete né l'una né l'altra non ci mettete niente perché sono buoni anche solo con il limone grattugiato, semplice così. Poi metto mezza bustina di lievito per dolci, mezza bustina su 8 grammi, corrisponde a 2 cucchiaini da tè, quindi fate col cucchiaino, va benissimo lo stesso. 2 cucchiaini rasi. E inizio a mescolare. E inizio a mettere la farina poco alla volta, come quando si fa la pasta frolla, però in questo caso non ci stanno le uova. Il lievito per dolci, quella metà che avanza, lo chiudi per bene, lo metti in dispensa e si conserva tranquillamente 20 giorni, un mese. L'importante è che è all'asciutto e la confezione è ben chiusa, però si conserva senza problemi. Allora sto aggiungendo la farina poco alla volta, l'impasto sta diventando un po' più consistente, tra un po' lo sposto sul piano del lavoro. Continuo a lavorare qui sul piano. Guardate già, l'impasto è pronto, Liscio e morbido, vedete com'è? Anche un po' appiccicoso. Se vedete che mi si appiccica troppo un pizzichetto di farina, rimettetecelo, L'impasto dei biscotti è pronto. Ho preparato una ciotolina con dello zucchero semolato, zucchero bianco. Un po' di farina che se mi serve la metto sul piano giusto per lavorarli un po', ma me ne servirà pochissima. E una teglia con la carta forno sul fondo. Quindi faccio così, prendo un pezzettino di impasto. Faccio una coda, diametro di 1,5 cm, dopo dipende da voi come li volete fare, biscotti, se grossi o piccolini. Poi con un coltello ho fatto tutti i pezzi della lunghezza dei 4-5 cm, 3-4 cm, tutti uguali. E l'ho tagliati tutti a pezzettini così. Poi che ho fatto? Ogni pezzetto lo passo nello zucchero e lo faccio girare. E l'ho messo in teglia. Che ci vuò? Avrebbe detto nonna zia Giulietta. Quando lo passo nello zucchero lo riarrotondo un pochettino, quindi il biscottino mi viene un pochettino più gonfio. Potete usare anche l'ammoniaca, sì. Vengono più friabili, va benissimo anche l'ammoniaca. Allora, si può aggiungere il cacao, mettete sui 40 g di cacao amaro, togliendolo dalla quantità di farina e li fate al cioccolato. Un'altra chicca. Volete farli all'arancia? Non usate il latte e sostituite il succo d'arancia. Invece del limone grattugiato, grattugiate la buccia d'arancia. Se ci mettete pure 2 goccette di cioccolata, vengono proprio speciali. Al caffè. Invece del latte, utilizzate il caffè e li fate al caffè. In questo caso vi consiglio però di mettere un pochettino più di zucchero nell'impasto. Mettetene magari 140 grammi perché se il caffè è amaro è non so, abbastanza dolce. Farina di cocco. Ne potete mettere 50 grammi. In questo caso non la togliete dalla quantità di farina, l'aggiungete. È un impasto anche molto semplice da lavorare. Vedete com'è liscio? Come quando si fanno gli gnocchi, esattamente la stessa cosa. Poi questo dico anche a gusti, se li potete fare anche molto più grandi. E inforniamo a forno caldo e facciamo cuocere per 20 minuti a 170 gradi col forno ventilato, col forno statico a 180 gradi per lo stesso tempo.
Passati 20 minuti, i biscotti sono cotti e adesso li sforniamo. Sono molto rustici nell'aspetto, sono leggermente friabili e morbidi, non sono proprio friabili e croccanti come quando si usa l'ammoniaca perché abbiamo utilizzato il lievito per biscotti, però sono buonissimi. Sono carini, anche messi su una scatola così. E li potete mettere anche su un vaso di vetro così. E può essere, come vi ho detto, anche un'idea carina per un regalo. Magari li mettete su una scatola così, li confezionate su un sacchettino di plastica con un bel fiocchetto, su un bel vaso di vetro. Allora, vi dico al volo qualche suggestione. Avete visto, non servono le uova. Ho messo latte e olio di semi di girasole. Sono intollerante al lattosio. Va bene il latte vegetale? Va benissimo il latte vegetale. Anzi, se c'è il latte di mandorla, gli dai anche il sapore di mandorla. Quindi può essere una soluzione. Potete anche mettere semplicemente l'acqua. L'importante è che gli mettete degli aromi, quindi due limoni grattugiati, così si sente bene il sapore del limone, un'arancia grattugiata, cioè se anche non ci avete nemmeno il latte, quindi lo fate semplicemente acqua, olio di semi di girasole e farina, ci mettete dentro un po' d'aroma, qualcosa che gli dà sapore, una fialetta di aroma mandorla, capito? Potete anche fare una roba del genere, ok. Farina integrale, si possono fare con la farina integrale, 430 grammi circa penso ne serva, e anche con lo zucchero di canna, al posto dello zucchero bianco che ho utilizzato io. Guarda, sempre fatti apposta, una dose perfetta per baratto. Allora, l'olio, di solito la richiesta è sempre: posso sostituire il burro con l'olio o viceversa? In questo caso, se volete mettere il burro, potete mettere il burro, ne mettete 140 grammi di burro. Io vi ringrazio della compagnia e se avete domande, suggerimenti, scrivetele sotto nei commenti, fatemi sapere pure se li fate. Se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, condividete e noi ci vediamo alla prossima ricetta o alla prossima diretta. L'ho fatto in casa per voi. Grazie ragazzi e buona serata, ciao!